Zuppa di fagioli borlotti con cavolo e farro. Gennaio è il mese ideale per gustare una zuppa di fagioli borlotti, cavolo e farro. Una ricetta leggera e nutriente allo stesso tempo, da provare assolutamente. La zuppa di fagioli borlotti è un piatto completo, ricco di proteine e fibre, grazie anche all'aggiunta del farro, un cereale utilizzato fin dall'antichità. Il cavolo, inoltre, apporta una nota croccante e dal sapore leggermente amarognolo. In questa ricetta tutti gli ingredienti vengono cotti insieme, con l'aggiunta di un po' di salsa di pomodoro, per un risultato gustoso e saporito. Ingredienti: fagioli borlotti secchi, 120 g, cavolo, 200 g, farro, 60 g, sedano, 1 costa, cipolla, 1 mezzo, carota, 1, pomodori pelati, 400 g, aglio, 1 spicchio, olio extravergine di oliva, QB, sale, QB, pepe, QB, prezzemolo, QB. Preparazione: metti a bagno i fagioli borlotti per 12 ore in acqua fredda. Trascorso il tempo di ammollo, sciacquali con cura e mettili da parte. Prendi una pentola capiente e versa un filo d'olio extravergine di oliva. Aggiungi la cipolla, il sedano, la carota e l'aglio tritati finemente e fai soffriggere a fiamma media per qualche minuto. Unisci i fagioli borlotti, il cavolo tagliato a pezzetti e il farro. Lascia cuocere per circa 10 minuti, mescolando di tanto in tanto. Versa i pomodori pelati, regola di sale e pepe, mescola e lascia cuocere per almeno 20 minuti a fiamma bassa, fino a quando i fagioli saranno ben cotti. A cottura ultimata, unisci il prezzemolo tritato e mescola bene. Servi la zuppa ben calda.